Ciao ragazzi, oggi vi mostro come sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Prendiamo una tavoletta di cioccolata che ho già provveduto a sminuzzare per ridurre i tempi. Prima con un coltello, poi con l'aiuto di una mezzaluna la andiamo a ridurre in parti più piccoli, in modo che è più semplice scioglierla. Dopo aver provveduto a ridurre in pezzetti più piccoli il nostro cioccolato, andiamo a prendere un pentolino di coccio, come questo, e mettiamo il cioccolato all'interno, in questa maniera. Lo mettiamo tutto quanto. Dopodiché prendiamo un pentolino dove abbiamo messo un paio di dita di acqua e andiamo a posizionare il nostro pentolino di coccio all'interno, facendo attenzione che l'acqua non arrivi mai a superare il bordo del nostro pentolino di coccio, perché se l'acqua va dentro il cioccolato si rovina. Quindi cerchiamo di tenere almeno a un paio di centimetri dal bordo l'acqua. Adesso mettiamo sul fuoco e portiamo a ebollizione e piano piano faremo sciogliere il cioccolato. Ora mettiamo il pentolino sul fuoco, fiamma media, e aspettiamo che il cioccolato si sciolga, girandolo di tanto in tanto. L'acqua sta bollendo e il cioccolato si sta iniziando a sciogliere. E noi lo mescoliamo. Ed ecco, questo è il modo in cui si scioglie il cioccolato a bagnomaria. Vedete? Da qui poi si può provare a fare anche una ganache al cioccolato. Per vedere il video sulla ganache andate nei video precedenti. Questo è tutto, ricordatevi di mettere un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!